L'argomento che voglio presentare oggi è quello del ricordo degli amici che si sono perduti, nel senso che hanno abbandonato questo mondo. Però il fatto di abbandonare fisicamente questo mondo significa ben poco se noi li portiamo nella memoria, se ne portiamo il ricordo, ne portiamo nel cuore l'affetto e tutte le loro peculiarità, perché non è detto che fossero soltanto persone con lati positivi, sono persone, ma noi le amavamo per tutto quello che erano. E quello di cui voglio parlarvi oggi è una persona che, nonostante ci siamo conosciuti per un periodo di tempo relativamente breve, è una persona che dal momento in cui mi sono interessato al vino ha segnato molto, con un'amicizia intensa, un rapporto, una relazione anche appunto territoriale. E poi, essendo una persona che faceva vino e faceva un gran vino, ha lasciato veramente una traccia e io riesco a ritrovarla anche nelle bottiglie che bevo oggi e che sono state fatte. Alcune anche da lui, perché è uno che faceva Marsala. I vini Marsala sono particolarmente longevi, durano più delle persone che li fanno a volte. Quindi quello che vi volevo presentare oggi era un ricordo di Marco De Bartoli. La nostra condizione è una di assoluta incertezza. Può essere bellissima se riusciamo a viverla senza angoscia. Io ci sto provando. Marcello Ingrassia. Il baio di Marco De Bartoli, sanguigno amico, artista del vino, appassionato di motori e appassionato della vita. Marco che se n'è andato qualche anno fa, ancora giovane. Marco che se n'è andato da un momento all'altro, come se avesse seguito uno degli impulsi che lo rendevano unico, amato o odiato, sempre sfrontato e generoso oltre ogni limite. Marco l'avevo conosciuto grazie a una collaborazione proposta da Sandro Sangiorgi per la sua rivista Portos. Avevo iniziato a dedicarmi con relativa serietà alle degustazioni di vino e Sangiorgi aveva, bontà sua, notato qualche qualità che andasse oltre la semplice dimensione del mio naso. A notare quella non ci vuole il talento di San Giorgi, basta una vista media. Così, avendo da poco fondato la sua rivista trimestrale indipendente dedicata al vino, mi chiese di contribuire e mi affidò fra i primi compiti un articolo sul Marsala. Avevo già visitato alcune delle cantine di riferimento per questo vino, dalla storia lunga e sofferta. Avevo raccolto testimonianze ed interviste. Quindi avevo chiesto e ottenuto udienza da uno dei personaggi più controversi, strionici e colorati del panorama vinicolo marsalese, una celebrità nel suo campo, Marco. Arrivai al baio, naturalmente in moto. La prima immagine che mi rimase impressa sulle retine non aveva a che fare col vino, ma fu quella di una magnifica Ferrari d'epoca, grigia, parcheggiata senza la minima ostentazione davanti alla porta. Con regale nonchalance, un variopinto gattone, inconsapevole del privilegio, prendeva il sole sul tetto della preziosa auto. Ancora non lo sapevo, ma senza volerlo, Marco si era fatto presentare da una sintesi che lo annunciava: le cose preziose vissute con assoluta naturalezza. Entrai, un po' perplesso e molto incuriosito. Mi feci accomodare nella stanza a cui negli anni mi sono affezionato, punteggiata da bottiglie preziose, lasciata in giro proprio come una Ferrari d'epoca, con un gatto sul tetto. Iniziammo l'intervista e per qualche reazione chimica inspiegabile, dopo pochi minuti parlavamo come se ci fossimo sempre conosciuti. Stappò per me tutte le bottiglie che produceva, poi nella stanza accanto, presa del formaggio e del pane, mangiammo e bevemmo insieme come amici che hanno condiviso una vita. Passò al sigaro, il suo sublime Marsala, lo chiamo così, oggi faccio come lui e me ne frego del disciplinare, trentennale, lasciò il passo al bourbon, a quella bottiglia di Maker's Mark che ancora oggi è per me il suo saluto da lontano, oppure da vicino, da dov'è? Thank you.
nostra condizione è una di assoluta incertezza. Può essere bellissima se riusciamo a viverla senza angoscia. Io ci sto provando. Marcello Ingrassia.